Venerdì 5 gennaio, tempo di Natale. Dal Vangelo secondo Giovanni. Il giorno dopo, Gesù volle partire per la Galilea. Trovò Filippo e gli disse: «Seguimi». Filippo era di Betsaida, la città di Andrea e di Pietro. Filippo trovò Natanaele e gli disse: «Abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti, Gesù, il figlio di Giuseppe, di Nazaret». Natanaele gli disse: «Da Nazaret può venire qualcosa di buono?» Filippo gli rispose: «Vieni e vedi». Gesù, intanto, visto Natanaele che gli veniva incontro, disse di lui: «Ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità». Natanaele gli domandò: «Come mi conosci?» Gli rispose Gesù: «Prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto l'albero di fichi». Gli replicò Natanaele: «Rabbì, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele». Gli rispose Gesù: «Perché ti ho detto che ti avevo visto sotto l'albero di fichi, tu credi? Vedrai cose più grandi di queste». Poi gli disse: in verità io vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il Figlio dell'uomo». Prende piede un grande passaparola tra Andrea e Giovanni prima, Filippo e Natanaele dopo. Si sta iniziando a fare evangelizzazione a tutti gli effetti. L'invito di Giovanni Battista, inizialmente rivolto ai suoi due discepoli, si diffonde velocemente a macchia d'olio nella comunità. Eppure nel brano notiamo anche parole di pregiudizio da parte di Natanaele, che sono di ostacolo all'evangelizzazione stessa. Da Nazaret può venire qualcosa di buono? Ma Filippo prontamente ci fornisce la chiave di volta, rispondendo: «Vieni e vedi». A volte è necessario che ci lasciamo provocare dagli altri. È necessario che ascoltiamo altre campane per essere sicuri di conoscere la realtà da ogni punto di vista. È ciò che succede a Natanaele, che infatti cambia opinione dopo aver fatto esperienza concreta, dopo aver toccato con mano. Soltanto coinvolgendoci e mettendoci in gioco, possiamo poi essere convinti di ciò che abbiamo scelto. Alta Frequenza è un podcast dell'Azione Cattolica Italiana, realizzato dai giovani per i giovani, per accompagnare quotidianamente la preghiera personale attraverso la meditazione della parola di Dio. Alta Frequenza è prodotto dalla Fondazione Apostolica Mactuositatem. La voce, la sigla, la supervisione del suono e della musica sono di Senape Production.